Centri estivi via libera, ma non tutti, verrebbe da dire. In Toscana sono 10.000 le famiglie interessate che a partire dal 15 giugno faranno richiesta alle apposite strutture. Le linee guida, anche se in colpevole ritardo, sono state tracciate dal governo, con inoltre la possibilità di effettuare, secondo quanto riportato nell'ultimo decreto, la detrazione di 300 euro per famiglia con reddito inferiore a 36.000. Ma con la fine dell'anno scolastico, inteso come svolgimento obbligatorio dell'attività, che resta comunque fissata al 10 giugno, le amministrazioni vorrebbero partire immediatamente senza ulteriori rinvii. Qui l'appello dei sindaci toscani, che il fondo previsto di 185 milioni arrivi direttamente ai comuni senza il consueto filtraggio da conferenze unificate e regioni, perché così il ritardo sarà inevitabile. Io ho una bambina di 3 anni appunto, e infatti anch'io sono molto in difficoltà per questa cosa e spero appunto di avere presto una risposta in questo senso. Però spero di ripartire presto, ne abbiamo bisogno, non sappiamo come fare, dove andare, dove mettere quando andiamo a lavorare. Una mano a questi genitori con i bambini bisognerà che gliela diano, perché i bambini fino adesso sono stati sempre in casa davanti ad uno schermo, quindi è bene che i bambini tornino ad avere contatti con gli educatori, le insegnanti, gli insegnanti e tra di loro. Il grande dubbio resta ancora sull'attività didattica per i bambini della fascia 0-3 anni, nessuna indicazione infatti del governo e del comitato tecnico scientifico. E se non si comincia fin da subito a fare almeno delle sperimentazioni con i più piccoli, il problema resterà invariato fino a settembre. Sarei preoccupato, certo, se no con chi si lascia i bambini sotto i 3 anni, è giusto così? Lei è contento che ripartano i centri estivi? Sì, è contentissimo, sì, perché non ci sa nessuno. Così i barini si annoiano, i centri estivi sì, servono, però servirebbe anche comunque una riapertura degli asili per stare insieme loro. Io sono nonna, sono già stata prenotata, devo essere sincera. A volte i nonni non bastano, è brutto dirlo. No, poi i nonni 5 giorni alla settimana per 40 ore non è neanche giusto chiederglielo. Certo è che aver optato per una riapertura quasi totale, senza essersi preoccupati fin dal principio di fare qualcosa per le scuole e più in generale per l'attività e formazione dei più piccoli, potrebbe essere giudicato come un grave, gravissimo errore che non trova ad oggi alcun riscontro nel resto d'Europa. Cioè, la cosa lì che mi stupisce è che i bambini che vengano rivalutati come soltanto un peso per i genitori, lì che è la... che lavorano. Più velocità di sicuro, i soldi non guastano mai, ma sicuramente più strutture dietro. È la prima che non mi risulta, la seconda c'è, gli spazi ci sono, però i soldi che mancano. Ciao! Ciao! Sorry, goodbye, I'm going.